Ok, ecco il fatto. Da influencer, money grabber, eccetera, devo fare un video a tema Halloween per rimanere sul trending topic. Quindi perché non fare qualcosa di più fresco quest'anno? E quindi nel 2021, qual è la cosa più spaventosa a cui potete pensare che vi fa venire i brividi al solo pensiero, che vi toglie il fiato? Il family friendly. Tutta sta marmaglia di benpensanti che devono mettere le loro radici su qualsiasi cosa, censurando ogni contenuto chiaramente non per bambini. Squid Game, chiesta la censura e creata la petizione per cancellare la serie. Grandi! Mio figlio ha picchiato la sua amichetta mentre giocava a Squid Game. Perché gliel'hai fatto vedere? È vietato ai minori di 14 anni, attiva il fottutissimo parental control così non possono accedere. E ancora, i miei figli non sono stati invitati alla festa del loro compagno perché non vogliono giocare a Squid Game. E qual è la soluzione per queste persone? Da oggi è possibile firmare la petizione per bloccare questo contenuto micidiale per gli utenti più piccoli e i giovani più fragili. A questo punto, l'unica soluzione possibile sembra la censura vecchio stampo. La logica. Esistono i bambini? Sì. Per evitare ogni rischio, tutti i contenuti devono contenere un linguaggio che vada bene a loro. Che cos'è il genio? Come dire, per evitare che i gatti vengano investiti di notte in mezzo alla strada, aboliamo le macchine. Wow. Il brano di oggi lo voglio dedicare alla cosa più horror a cui io riesca a pensare. Un mondo in mano ai mostri del Family Friendly. È mostruoso. E sapete che a un certo punto del video riceverò pure un aiutino dall'estero. Musica. Ok, base. Dobbiamo creare una base halloweenesca, una traccia di carry on imprescindibile per qualsiasi cosa a tema horror. Ora aggiungiamo una traccia di organo che ben si incastra in questo mood. E facciamo esplodere il tutto in un beat aggressivo che mantenga però l'atmosfera. Ok, ma ci manca un elemento che ci spaventi per davvero. Un suono che quando lo sentiamo inorridiamo tutti. Io Halloween non lo voglio festeggiare! Halloween non lo voglio festeggiare! Voglio festeggiare! Ok, questo è troppo anche per me. Passiamo al testo. Testo. Cosa fa il family friendly? Tutto ciò che loro identificano come controverso non si può... In un horror sarebbero tipo lo squadrone della morte e della libera espressione. E gli dobbiamo assegnare tipo un superpotere, una evil skill. Tipo, la evil skill di Freddy Krueger era usare gli artigli e toglierti il sonno spaventandoti negli incubi, no? I nostri potrebbero riprodurre un beep che ti spacca i timpani per censurarti le paroline sconce. Questo sì che è agghiacciante. Cominciamo la registrazione e interpretiamola come se fossimo uno dei cattivi. Brace yourself, things are gonna change. So sick to see the world so rude nowadays. Gotta put it simple so that you can see. Everything you say is gotta be begging free. Check your computer, meet the intruder. Flashing black humor, friendly cougar. Count from Myers, cutting with wires. Everything's wildly controversial. Che nome diamo a questo squadrone di squilibrati? La Family Friendly Army. Sì, è una sorta di Psycho Police, tipo la Thought Police di Orwell nel 1984. Che c***o di citazione vi butto in mezzo oggi? Family Friendly Army. Ok, su questo argomento potrei scrivere rime per ore, dunque arginiamo il problema lasciando spazio per qualcun altro, un fuori classe del rap inglese, Chris Turner. Minchia, che bomba! E arriviamo ora al ritornello, la parte più importante della canzone. Abbiamo scritto dal punto di vista della Family Friendly Army, a questo punto scriviamo dal nostro punto di vista e non più da loro. Come sintetizzare l'effetto collaterale della Family Friendly Army, ovvero cosa provi quando si palesano? Loro si autoelevano a detentori del sapere supremo. Cioè, tu non condividi ciò che dicono, eppure devi sottostare alle conseguenze delle loro azioni, secondo il loro codice morale. E non solo i film, si insinuano ovunque nei social media, criticando ogni cosa tu pensi o faccia, perché tanto vanno sempre dalla loro... Perché nessuno pensa ai bambini? Ti rompi i co...
e ti rifugi in te stesso perché ogni volta che parli tanto poi ti incazzi, è matematico. Ecco l'effetto collaterale supremo. Ti fanno passare la voglia di esprimerti. Ok, facciamo un passo indietro, riordiniamo tutto e sentiamo ora il risultato finale. Psychopolis is hunting you down. I hear them bleeding. And now I lose control. Psychopolis is dragging us down. I hear them prowling. I won't speak anymore. Family friendly army, psychopolis. Brace yourself, things are gonna change. So sick to see the world so rude nowadays. Gotta put it simple so that you can see. Everything you say's gotta be begging free. We're going to put a curb beeping out the words. Better watch your manners, blow your ears like scanners. We gotta teach you about free speech with man hammers. We have you speaking nice and easy, Ned Flanders. Check your computer, meet the intruder. Flashing black humor, friendly cougar. Council Myers, cutting with wires. Everything's slightly controversial. Hannibal censor, you get bitten as you scream. For somebody please think of the children. Psycho police, knowledge is power. A whisper louder, no freeze. This is my rip, rips from a typical rip. Slit satirical rip, spit with the stiff upper lip. Finger wagging rage slaves on the censorship trade. Seven words, George Carlin, turning in his goddamn grave. Live the time that will be nursery rhymes and no mother hubbard. Pulp fiction with the wallet saying bad mother lover. Here they come, numbing on the tip of your tongue. More beeping than R2-D2 when he comes. Questo è tutto, io vado a festeggiare con un risotto, zucca e cianuro, a breve uscirà il videoclip del brano. Intanto grazie tantissimo a Chris Turner, potete trovarlo qui sul suo canale. E adesso questo è tutto. Se il video ti è piaciuto metti like, solita roba da influencer del cazzo. Grande, eh? Numbing on the tip.